Ecco, riprendendo il video precedente, chi non sa dare non deve chiedere mai, come già ho detto, ho chiesto aiuto a un conoscente al quale io a mia volta avevo già aiutato a livello economico e negandomi il suo aiuto dovetti così passare dopo le 8-9 ore di lavoro giornaliere, come ho già detto, ad affiggere manifestini, a preparare i video, eccetera, dovetti così. Anche se mi dissi, la vita da me pretende anche troppo, no? Mi misi appunto al computer alla sera e iniziai a tradurre in 15 lingue il testo del manifestino che vado ad affiggere, la denuncia pubblica contro il Comune di Milano e Ale. Così misi tutta la notte del giorno 24 settembre e anche ieri l'altra sera, il 25 settembre. Ecco. Sono riusciti a farlo nonostante le difficoltà perché non sono, diciamo, programmi che non ho mai usato, non ho mai, diciamo, avuto modo e per cui ho dovuto impegnarmi anche a capire come fare, come non fare. Ma nonostante tutto ci ho impiegato 2 notti, stanco senz'altro. Difatti il mio letto in quelle 2 notti è rimasto intatto, così, perché non ho avuto modo di dormire se non riposarmi un po' sulla poltrona. Ma questo non ha importanza, sono riuscito a fare quello che doveva essere fatto, anche se da solo.